Sicilia, cosa pensa della droga sull'isola e di Francesco. Cecilia Rodriguez prende le distanze da Francesco Monte e dalla polemica sulla droga all'Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez non è più la fidanzata di Francesco Monte, lasciato in diretta il Grande Fratello VIP. Tuttavia, alla modella argentina è stato chiesto, durante un'intervista, riportata dal vicolo delle news, cosa pensa della recente polemica, che ha coinvolto il naufrago Monte. Il ragazzo è stato accusato pubblicamente da Avenger di aver fatto uso di marijuana, per cui ha voluto abbandonare l'isola per ritornare in Italia e difendersi nelle sedi opportune. Mentre Belle Rodriguez ha mostrato solidarietà nei confronti del suo ex cognato Francesco, stesso non si può dire della sorella Cecilia, che avrebbe risposto che a lei non frega un ci della vicenda, in quanto il naufrago non è più il suo fidanzato. Ai fan di Monte tale risposta non è piaciuta poiché avrebbero preferito una maggiore sensibilità di quella mostrata dalla modella nei confronti del giovane col quale ha condiviso una storia durata 4 anni. Cecilia ha voluto prendere le distanze dal suo ex, dimostrando di non essere più coinvolta emotivamente dalle questioni che lo riguardano. Nel frattempo, la polemica relativa alla droga sull'Isola dei Famosi non si è placata, anzi le accuse sono state confermate dalla Avenger in diretta. Belen solidale con Monte, a differenza di Cecilia. Belen, al contrario della sorella, ha mostrato maggiore partecipazione nei confronti di Francesco Monte, mettendo un like ad un post scritto dal naufrago sui social. Molti hanno apprezzato il gesto della showgirl che, senza esprimersi a parole, ha fatto intendere al suo ex cognato di condividere il suo pensiero. La vicenda si fa sempre più difficile, anche perché Alessia Marcuzzi ha sottolineato che non esiste alcun filmato che testimoni l'uso di marijuana da parte di Monte. Quindi, per il momento, le dichiarazioni della Avenger non hanno trovato riscontro e probabilmente lei e Francesco continueranno a definire la vicenda in sede legale. Ormai il percorso di entrambi all'isola è giunto al termine, quello di Eva, in seguito ad una nominazione, mentre quello di Monte è finito per sua volontà ma anche a causa dell'accusa grave mossa nei suoi confronti. Cosa succederà adesso? Non resta che continuare a seguire le appassionanti vicende dell'Isola dei Famosi, che continua con gli altri naufraghi, tra cui Francesca Cipriani, Giuca Scasella, Bianca Azzei, Nadia Rinaldi, Rosa Perrotta e Craig Warwick. L'Isola dei Famosi 2018.